Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Andiamo a vedere insieme questo nuovo video. Seguitemi. Eccoci qua, volevo spendere solo due parole per il lievito madre, qui già ho tolto quello, sto togliendo quello che mi serve. Il lievito madre deve essere in forza, quindi prima di fare i grandi lievitati bisogna rinfrescare tutti i giorni e poi l'ultimo giorno bisogna rinfrescarlo 3 volte al giorno prima dell'impasto. Naturalmente rinfrescate l'ultimo giorno soltanto il pezzo che vi serve. Per questo panettone o pandoro che sia. Bene, detto questo, metto in ciotola i pezzi di lievito madre, ci metto l'acqua. La ricetta dice di mettere anche la farina, ma io preferisco sciogliere prima un pochino il lievito madre. Sul canale poi potete trovare anche i rinfreschi preparatori, cercate proprio così sul mio canale, per grandi lievitati, quindi se lo cercate potete vedere tutti i passaggi per rinfrescare la pasta madre. Ok, faccio girare un pochino per sciogliere appena appena il lievito e poi ci butto tutta la farina. Questa è una ricetta del maestro Giorilli, che io ho seguito sul gruppo Fable de Sucre, ho seguito tutti i passaggi dove spiegano benissimo come seguire questo panettone. Bene, come vedete rimane un pochino secco l'impasto all'inizio. Io tolgo la foglia e metto direttamente il gancio. Ecco qua, e faccio girare un altro pochino per far amalgamare la farina. E la ricetta dice di girare 15 minuti, dopodiché va messo lo zucchero in più volte, quindi lo mettiamo in 2-3 volte, giriamo, aspettiamo che l'impasto lo assorbe bene. E finiamo di mettere tutta la dose. Scusatemi i rumori di sottofondo, ci sono le finestre aperte e quindi si sente qualche rumorino. Allora, giro per benino, quando è ben amalgamato, inizio a mettere il burro. Il burro, allora volevo prima dire che per non far scaldare troppo l'impasto, quindi se io inizio la sera mi metto la ciotola, il gancio, la foglia, tutto quello che mi serve dentro il frigorifero, non il freezer, diverse ore, così si mantiene bella fresca la ciotola e mi aiuta a non far scaldare l'impasto. Allora, adesso inizio a mettere il burro. Come vedete, l'impasto ancora non è incordato, anzi, con lo zucchero si è leggermente adagiato. Il burro deve stare a temperatura ambiente parecchie ore, quindi non deve essere caldo ma nemmeno freddo, deve essere morbido in modo che poi quando lo andiamo ad inserire l'impasto se lo assorbe bene. Però vedete, io aspetto, vedete c'è quel pezzettino ancora attaccato alla ciotola, prima di mettere l'altro aspetto che lo assorbe. Quindi ci vorrà del tempo prima che inserisco tutta la dose di burro. Ok. Una volta finito il burro, inizio con i tuorli. Anche qui li devo mettere io li metto in 3 volte, in 2-3 volte, 3 volte va benissimo.
Quindi li metto, faccio girare, nel frattempo che giro l'impasto comincerà a prendere la corda, quindi ad incordare. Allora, questi grandi lievitati, panettone, pandoro o altro, necessitano di due lievitazioni, questo lo dico per chi lo fa per la prima volta, quindi ci vogliono tantissime ore, ci vogliono 2 giorni per fare un grande lievitato. Se si fa in un unico impasto con meno ore di lievitazione, sì, può anche andare bene, ma non è un grande lievitato assolutamente. Assomiglia a un grande lievitato, quindi per fare un panettone o un pandoro come si deve, dovete fare questi 2 passaggi: primo impasto e secondo impasto. Ok, come vedete sta incordando ed eccolo qua. Io direi che va bene, non insistiamo più di tanto per non rompere la maglia glutinica. Come vedete è diventato, qui forse ho saltato una sequenza, è diventato setoso. E dovrebbe anche avere il velo. Mi dovete scusare perché sto facendo sia questo panettone da 1 chilo e altri due da 7,50, quindi magari vi metto anche qualche altra sequenza dei due panettoni da 7,50 con la stessa ricetta naturalmente. Quindi una volta pirlato va messo dentro questo recipiente e aspettare che triplichi, ci vorranno all'incirca 12 ore. Io ho usato la cella a 26 gradi. Quando è pronto, lo verso dentro la ciotola e lo metto 30 minuti in frigo. Nel frattempo, io naturalmente avevo già preparato tutti gli ingredienti per il secondo impasto che vi scrivo qui. Allora, qui abbiamo tutti gli ingredienti, il malto, vedete lo zucchero, i tuorli, la farina, qui c'è il mix aromatico, io invece di grattugiare la scorza, qui ci sono le sospensioni, invece di mettere la scorza grattugiata ho messo un pochino, pochissima pasta di arancia, mezzo cucchiaio, perché ce l'avevo di un'altra ricetta fatta da me, la pasta di arancia fatta da me. Quindi vado avanti adesso, tolto l'impasto che si è abbassato di temperatura perché l'ho tenuto in frigo, il primo impasto, ci butto sopra la farina, tutta la farina e comincio a girare piano per far amalgamare bene la farina. Ci metto subito il malto. Vedete, al contrario degli altri video, vi sto scrivendo anche i passaggi, vi sto mettendo anche la descrizione mentre vado avanti, così magari potete seguire meglio. Allora, all'inizio non faccio girare veloce, quindi diciamo basso o medio. Qui devo far girare per 15 minuti, così almeno dice la ricetta del maestro Giorilli. Quindi continuo a girare così fino a che non si amalgama bene la farina. Naturalmente io qui ho fatto dei tagli perché già questo video già è lungo più di 20 minuti, quindi qualche taglio lo dovevo fare. Quindi valutate anche ad occhio quando l'impasto è pronto per andare avanti con la ricetta. Allora, a questo punto posso aggiungere lo zucchero in più volte come abbiamo fatto nel primo impasto. Quindi ne metto un po' e aspetto che l'impasto lo assorba bene. Se rimane qualcosa sotto la ciotola ci fermiamo e con una spatola stacchiamo e poi rigiriamo. Continuo a mettere lo zucchero
Intanto nel frattempo che si va avanti, l'impasto rimane in corda, continua a rimanere incordato. Ok, lo zucchero l'ho messo tutto e continuo a girare. Ok. Ogni tanto stacco e mi fermo anche per non far scaldare troppo l'impasto. E a questo punto metto metà tuorli, metà della dose dei tuorli. Così. E giro. Questo fruscio che sentite non è la registrazione, ma ho i fornelli accesi, la l'asciugatrice. Allora, a questo punto metto anche il sale, scusate. Quindi se sentite frusci è perché sto facendo altre cose. Allora, ho messo anche gli aromi, avete visto? Quindi il miele dove ci sono i semi della bacca di vaniglia, la buccia di arancia e limone, oppure un'antichia di pasta d'arancia fatta da voi che va benissimo. E continuo, giro ancora. Ok. Prepariamoci, poi mettiamo anche l'altra metà dei tuorli. Prepariamoci anche un termometro per misurare la temperatura perché l'impasto, se vediamo che si scalda troppo e quindi che supera, quando arriva intorno ai 24 gradi, comincia ad essere pericoloso, quindi a quel punto bisogna fermarsi e appoggiare direttamente tutta la ciotola con il gancio in frigo. Se sta sotto i 24 possiamo continuare. È la volta del burro, quindi mettiamo sempre tutto mano a mano, piano piano, il burro a pezzettini morbido che è stato a temperatura ambiente, quindi è morbido. Aspettiamo che il primo pezzo viene assorbito bene dalla massa e mettiamo gli altri pezzetti. Allora, la dose del burro bisogna trattenere 20, su 70 grammi, questa è la dose di 1 kg, bisogna togliere 25 grammi, però lo facciamo prima, qui adesso io non l'avevo fatto, scusatemi, poi mi sono fermata. E il restante burro bisogna scioglierlo a bagnomaria, però poi farlo raffreddare, quindi va inserito poi dopo insieme alle sospensioni, però liquefatto ma freddo. Quindi su 70 grammi di burro, 25 li dobbiamo trattenere. Continuo a girare fino a che non vedo il velo, adesso ancora non c'è questo velo, vedete si sta anche scaldando, quindi va bene anche fermarsi un pochino, eh. Se la temperatura non ha superato i 24-25 gradi, continuo, aumento anche un pochino più la velocità, per far incordare fino a che l'impasto non diventa così bello setoso e se andiamo a vedere il velo non si strappa. Eccolo qua, vedete com'è bello? Io direi che va bene. A questo punto possiamo inserire le sospensioni e il resto del burro che è rimasto piano piano, tanto su 70 grammi sono 25. Io sugli altri due panettoni, le dosi, siccome erano due panettoni, era 1,5 kg praticamente di impasto, quindi là ho
Ho fatto la proporzione e il burro era un pochino di più. Ok, una volta amalgamati bene i canditi con l'uvetta, quindi le sospensioni, si fa riposare 10 minuti direttamente nella ciotola e poi ancora sul piano di lavoro. Quindi sul piano di lavoro deve stare all'incirca 15 minuti, così scoperto, che si asciuga un pochino. Poi si fanno le pezzature, oppure nel caso mio del primo panettone da 1 kg, procedo subito a pirlare. Ho fatto, avete visto, una sorta di pieghe. Pirlo per 2 volte, quindi lo faccio riposare un pochino e poi faccio un'altra pirlatura. Invece per i due panettoni da 7,50 ho fatto prima la pezzatura, ho diviso l'impasto pesato, cioè il peso praticamente è più di 7,50, è 825 grammi. Quindi procedo per la pirlatura, faccio anche qui 2 pirlature con un riposo di 10 minuti tra l'una e l'altra. Bene. Questo è lo stampo, userò uno stampo basso per quello da 1 kg. Quindi una volta fatto riposare, pirlo di nuovo. Ho messo anche un pirlotino piccolino, così vado a vedere come viene per non aprire subito quello grande. Ecco qua. E questo è quello basso da 1 kg. Poi invece vi metto anche qualche foto dei due da 7,50, eccoli qua, qui userò gli stampi alti da 7,50. Naturalmente vanno messi a lievitare dalle 8 alle 12 ore. L'impasto deve arrivare, vedete, quasi fino al bordo. Allora, per fare la scarpatura, bisogna tenerli scoperti almeno un'ora, perché altrimenti anche qui vedete non si taglia bene, non si forma la pellicola sopra e quindi poi quando andiamo a tagliare non si taglia molto. Io l'ho tenuto in meno di un'ora, vedete, faccio un po' di difficoltà. Quindi un'ora scoperti, che tanto loro continuano a crescere, e poi andiamo a fare questa scarpatura o così come sto facendo io. Allargando i lembi, i 4 lembi, piano piano con una lametta, facendo attenzione, oppure ci fate semplicemente una croce, mettete un pezzettino di burro al centro e basta, se non vi sentite di fare questa cosa. Infatti, la croce l'ho fatta a quello grande e qui invece voglio fare questa scarpatura, si chiama. Poi vi metto il link in alto, un link che ho fatto che sta sul canale, per vedere meglio come si procede. Nel frattempo il forno è acceso, è già caldo, a 165 gradi, statico. Vi faccio vedere ancora velocemente, così accorciamo un pochino la durata di questo video. Ok. Ecco qua. Allora, adesso vado ad infornare. Il piano è, diciamo, il secondo, non proprio il primo, il secondo. Poi dipende molto dai vostri forni, questo non è un pandoro, sono panettoni, non è che vanno a toccare su. Eccoli qua, questi sono i primi che ho, i panettoni da 7,50, questo è quello dove non ho fatto la scarpatura da 1 kg, vedete non si è aperto molto, anche perché lo stampo è basso e quindi l'impasto tende ad allargarsi. La cottura è di 55 minuti circa.
poi regolatevi, adesso vi metto tutto in descrizione, regolatevi comunque dai vostri forni, misurando la temperatura, il centro deve stare a 94 gradi, quindi una volta che è arrivato a 94 i panettoni o pandori sono cotti. Subito dopo sfornati vanno messi a testa in giù, avete visto li ho infilzati con gli appositi ferri e li ho lasciati tutta la notte fino a completo raffreddamento. Naturalmente ne ho aperto uno, magari ho aperto quello più piccolo perché altrimenti non avrei potuto finire il video ed eccolo qua, guardate, bellissimo, io direi che sono venuti molto bene, questo è uno di quelli da 7,50, profumato. Lasciato qualche giorno sarebbe stato ancora meglio, naturalmente, però vedete è abbastanza asciutto, l'umidità quella giusta, vi assicuro che è buonissimo. Bene, amici, io spero di aver spiegato bene tutti i passaggi, o almeno ci ho provato. Vi invito, come al solito, a condividere i miei video, a lasciare un like e da iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Questo sarà un Natale un pochino diverso dagli altri. Speriamo bene in seguito, speriamo di poter festeggiare altrettanti Natali in serenità. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo. Ciao!